montagna per me oggi. I miei amici mi hanno invitato a passare il pranzo con loro in montagna e quindi proveremo questa Volkswagen e-Up anche in montagna. Ma prima, colazione. Grazie. Eccoci di nuovo in auto. Dicevamo, batteria carica al 100%, vado ad azzerare al solito il contatore del consumo medio, in modo che poi sulla base del percorso di cui vi racconterò andremo a rilevare anche i dati di consumo. E penserete che sono diciamo fissato con la pasticceria o con la gastronomia, ma di fatto è così. Prima ancora di andare in montagna devo passare un secondo in un'altra pasticceria a ritirare dei dolcetti per i miei amici. Per farvi notare una cosa di cui troppo poco spesso si parla relativamente alle city car elettriche. Sono in questo momento a 40, al di sotto di 35-40 km orari. Guardate il tipo di ripresa che io ho su un'auto di questo tipo, che è prestazione, ma è prestazione finalizzata all'usabilità in città. Un'auto benzina di queste dimensioni non ha questo tipo di reattività, e è un tipo di reattività che in città torna utile per uscire da una rotatoria, per sgattaiolare fuori da un semaforo appena diventato verde, per diciamo, avere un tipo di agilità in città che un qualsiasi altro tipo di auto di queste dimensioni non potrà mai e poi mai avere. Una tappa e poi andiamo. Altra cosa di cui poco parla è l'utilizzo di una elettrica in montagna. Io ho fatto varie prove, una delle ultime in montagna con Dacia Spring, con ottimi risultati. Oggi saliamo con questa Volkswagen e-Up, più potente di Dacia Spring, con una coppia maggiore, con ancora maggiore agilità. Vedete, si fa presto a superare anche i limiti del codice della strada, se non si sta attenti. Pazzesco, diciamo che questa Volkswagen e-Up non va in difficoltà nemmeno in un ambiente apparentemente ostico come potrebbe essere quello della montagna. Anzi, diciamo che complice la grande coppia a disposizione, avendo un motore elettrico, riesce a essere molto molto a suo agio. In una situazione in cui, peraltro, una qualsiasi auto benzina di queste dimensioni andrebbe effettivamente in difficoltà. E non è tanto una questione di velocità che si può mantenere, quanto la capacità di uscire in maniera agile da un sorpasso come quello che abbiamo appena effettuato, o da una, diciamo, ripresa di velocità dopo un tornante, peraltro senza dover intervenire minimamente sul cambio, non essendoci un cambio. Piuttosto la difficoltà è quella, tra virgolette, di dover fare attenzione a non superare i limiti di velocità. E ovviamente in una situazione come questa, non potrebbe essere diversamente, i consumi si impennano. Ma chiaramente si tratta di una situazione temporanea, nel senso che... Ok, io sono arrivato, proseguiremo il test più tardi. Ora vado a mangiare, se ne hanno preparato. Speriamo, io i dolci ce li ho. Scusate, stavo dimenticando la rilevazione dei consumi. Consumo medio fino a questo momento 25 kWh per 100 km. Ho percorso pochi chilometri in realtà. Esatto, 11 km percorsi, quasi esclusivamente in salita. Sono a pranzo di Tenno, come potete vedere dalle immagini.
Ok, pranzo effettuato, alla guida non ci sono più io, ma c'è Francesco. E da pranzo di Tenno andiamo adesso al rifugio San Pietro, quindi passiamo da 450 metri a circa 1000 metri, in più o meno, Francesco, qualche chilometro di strada? Sì, una decina. Una decina di chilometri di strada. No, allora, il contatore si è azzerato perché durante il pranzo, che è durato un po' troppo, l'auto ha azzerato tutto, quindi avremo il consumo solo su questa tratta, quindi ripartiamo con i contatori a zero. Inizia la parte di salita un po' più impegnativa. Sì, diciamo che la sensazione è molto simile a quella che si ha guidando, cioè come se avessero montato su questa piccola e-app un 2000 turbo diesel da 190 cavalli. Sì. No? 7 km percorsi fino a questo momento, consumo medio 33,9, quasi 34 kWh per 100 km, che è un consumo esageratamente alto che potrebbe spaventare, però ripeto, chiaramente poi la discesa andrà ad appiattire molto questo dato, quindi non deve comunque spaventare. Ecco, questo è un piccolo percorso off-road, anche qua di nuovo l'auto non nasce per fare questo, ma tutto sommato mi pare che se la stia cavando anche in questo caso. Ciò che aiuta in percorsi di questo tipo è l'altissima coppia a bassissima velocità, quindi con un filo, con quello che una volta si chiamava un filo di gas, si procede di solito senza grossi intoppi. Il rifugio è chiuso, ma il panorama non lo può chiudere nessuno. Consumo rilevato fino a questo momento, consumo medio 35,3 kWh per 100 km. Francesco sta utilizzando la modalità brake dell'auto, quindi il massimo recupero, che non significa che l'auto in questa modalità recupera più di quanto non farebbe utilizzando il freno, ma semplicemente è molto molto più comodo guidare l'auto su queste pendenze in discesa, nel senso che nei tratti, diciamo, di maggior pendenza, rilasciando l'acceleratore, sia un freno motore, diciamo un freno di rigenerazione molto molto potente, e in questa maniera si riesce a gestire la discesa quasi senza toccare mai il freno. In alcuni casi probabilmente è comunque necessario, e chiaramente guardando poi l'indicatore all'interno del cruscotto di ricarica o consumo dell'energia, questo sarà quasi sempre sulla parte di ricarica, quindi di rigenerazione, e fin tanto che non andiamo a saturare quella zona, significa che stiamo sfruttando tutta l'energia di decelerazione per rallentare l'auto. Ovviamente quanto più progressivi siamo in questo tipo di gestione, evitando frenate brusche, tanto più ottimizzeremo l'energia di rigenerazione. Ok, quindi 13,8 kWh per 100 km il consumo medio fino a questo momento, che quindi è stato appiattito dalla discesa ovviamente. Mi guardi per piacere i chilometri percorsi? Durata del viaggio 35 minuti, velocità media 30 km orari, 17 i chilometri percorsi da pranzo al rifugio San Pietro e ritorno.
Eccomi di nuovo alla guida, si torna a casa, ma tornando a casa dobbiamo fare una piccola deviazione su un ago torbole per una brevissima commissione, dopodiché scenderò nuovamente a riva e andremo a fare un po' un riepilogo dei nostri piccoli spostamenti di oggi e dei relativi consumi. Siamo praticamente quasi di nuovo a riva, o meglio siamo già a riva, ma siamo quasi nel centro di riva. 7,9 kWh per 100 km, il consumo medio fino a questo momento, che lo ricordo, è la media calcolata sul percorso da Pranzo di Tenno al Rifugio San Pietro, di nuovo a Pranzo di Tenno e fino a riva. Quindi dislivello di circa 550 metri tra Pranzo di Tenno e il Rifugio San Pietro, per una distanza di circa 8 km e mezzo, 9 km, ritorno a Pranzo di Tenno e poi dislivello di ulteriori circa 400 metri, negativo chiaramente, siamo scesi, per tornare a Riva del Garda. E gli imprevisti non sono mai abbastanza, sono dovuto passare da casa e soltanto adesso andrò a Nago, dopodiché torneremo a riva e a quel punto faremo un riassunto e vi farò un riassunto che in ogni caso troverete come sempre nell'articolo di approfondimento su vaielettrico.it. Commissione a Nago effettuata, torniamo adesso finalmente verso casa per fare un po' una disanima di questa giornata tra Riva del Garda e dintorni. E i dintorni di Riva del Garda alla fine sono sempre comunque legati a salite o discese, perché se è vero che siamo in una località lacustre, è anche vero che siamo attorniati dalle montagne. Montagne sulle quali Volkswagen e APA ha dimostrato di trovarsi molto molto a suo agio. Sono di nuovo a casa, andiamo a vedere molto velocemente quelli che sono stati i consumi. Come vedete, consumo medio sul percorso 9,5 kWh per 100 km, nell'articolo di approfondimento su vaielettrico.it andrò a riportare con dettaglio tutte queste tratte in maniera che chiunque possa diciamo verificarle e verificare i chilometri effettivamente percorsi, verificare i dislivelli esatti. Come vedete, batteria residua in questo momento 3 quarti di batteria, quindi circa il 75%. Brevissime considerazioni finali di questa giornata, nella quale abbiamo percorso quasi 60 km di strada con un dislivello di 1132 metri a salire e di conseguenza 1132 metri a scendere, utilizzando sostanzialmente un quarto della batteria carica al 100% della nostra Volkswagen e-Up. Quindi in sostanza potremo rifare questa stessa cosa per 4 volte prima di dover ricaricare la batteria. La media è stata infatti di 12,4 kWh per 100 km, che è un dato fantastico se pensiamo appunto al dislivello che abbiamo superato. È vero che siamo stati facilitati dal fatto che abbiamo utilizzato l'auto in una giornata con temperature davvero ottimali, comprese tra i 18 e i 20 gradi, quindi senza il clima fare gli straordinari, senza particolari disagi dovuti a temperature particolarmente rigide. Quindi direi ottimo risultato. Se volete tutti i dettagli andate a verificarli nell'articolo di approfondimento su vaielettrico.it. Se vi è piaciuto questo video seguitemi, iscrivetevi al canale, mi permetterete di fare altri video come questo. Grazie a tutti e commentate.